puntata di Io scelgo Calabria, questa trasmissione televisiva che vi parla della Calabria positiva, della Calabria possibile, il che, guardate, non significa nascondere le emergenze. Il nostro sistema mediatico, quello che fa capo al gruppo Video Calabria, che è presieduto da Salvatore Gaetano, il nostro editore, è un gruppo molto attento alle emergenze, però abbiamo riflettuto sulla necessità di presentare quotidianamente, perché questa è una trasmissione quotidiana che va in onda su Video Calabria, abbiamo pensato che fosse giusto dare spazio alla Calabria positiva. Ci troviamo a Gerace, uno dei più bei borghi d'Italia, siamo in provincia di Reggio Calabria, Costa Ionica. Siamo sulla balconata del Palazzo Sant'Anna, che da qualche tempo è diventato anche un albergo, questione di mesi. Lo citiamo per questo motivo, perché quando incontriamo una Calabria positiva che lavora, che fa impresa, che quindi mira a generare sviluppo, comunque ci fa piacere. Alle mie spalle la Costa Ionica calabrese, da questa balconata si ammira un panorama davvero stupendo. Alle nostre spalle, cioè alle spalle del borgo di Gerace, l'Aspromonte, quindi siamo anche in zona aspromontana. Gerace conta circa 2500 abitanti, sorge su una rupe, su una splendida rupe che si nota anche percorrendo la statale Ionica 106, una rupe che ha un'altitudine di circa 500 metri. C'è un borgo principale e c'è un borghetto. Questo servizio vi accompagnerà alla conoscenza di Gerace. Gerace è uno dei borghi più belli d'Italia e d'Europa. La sua storia è strettamente connessa a quella dell'antichissima Locri, una delle città più fiorenti della Magna Grecia. Una visione panoramica di Locri si può ammirare dalla balconata sul Mar Ionio che contraddistingue l'abitato di Gerace. La rupe ha un'altitudine di circa 500 metri sul livello del mare ed ha visto in varie epoche storiche lo sviluppo di un borgo molto suggestivo. L'impianto ancora visibile oggi è tipicamente medievale. Chiese, palazzi, portali in pietra locale, stradine lastricate, viottoli stretti, scorci che richiamano atmosfere dei secoli passati. Gerace è un tesoro di architettura, di arte, di stratificazione storica plurisecolare che non finisce mai di entusiasmare. Gerace, piazza delle Tre Chiese, qui alle mie spalle la chiesetta di San Giovannello, che risale al X secolo circa d.C., sulla mia destra la bellissima chiesa di San Francesco d'Assisi, ad un'unica navata, con all'interno un altare molto bello in marmo policromo. Gerace è un borgo medievale, è la bellezza di calarsi in un'atmosfera ed una dimensione medievale, con le sue tantissime chiese, con i palazzi, nobiliari o meno, con tanti bellissimi portali, con le botteghe in cui risuonavano i rumori degli antichi artigiani intenti a lavorare e a realizzare le loro creazioni, con le sue stradine, i suoi viottoli, la sua pavimentazione in pietra. Una lunga passeggiata nel bel borgo di Gerace senz'altro è da consigliare per una Calabria che è tutta da scoprire. Ora Gerace certo è un borgo molto famoso, però io ho anche qualche dubbio che tutti i calabresi abbiano mai deciso di passare un'intera giornata a Gerace. Continuiamo quindi a valorizzare questa Calabria che merita di essere conosciuta per quello che è davvero in tutto il mondo. La piazza delle Tre Chiese è uno dei luoghi più suggestivi di Gerace, che consentono un vero e proprio viaggio nel tempo, soprattutto quando non si incontrano automobili in transito o parcheggiate. Spiccano la chiesa di San Francesco d'Assisi del XIII secolo, caratterizzata da un bel portale gotico, da una grande navata unica e tra l'altro da un bellissimo altare barocco in marmi policromi intarsiati. Nella piazza si nota anche la piccola chiesa di San Giovanni Crisostomo, detta di San Giovannello, risalente al X-XI secolo e di rito greco-ortodosso. Un pensiero corre alla dimensione greca della Calabria, che ha plasmato fortemente l'identità di questa regione,
fra colonizzazione ellenica e successiva epoca bizantina. La monumentale cattedrale è il gioiello più prezioso di Gerace. Siamo di fronte a una basilica bizantino-normanna sviluppatasi tra l'XI e il XII secolo su un preesistente luogo di culto dell'VIII. Gli scavi archeologici rivelano però sempre nuove sorprese e parlano di possibili insediamenti precedenti. Gerace infatti sorgeva in un'area che ebbe notevole importanza nel periodo greco-romano. I danni subiti dalla cattedrale con il devastante terremoto del 1783 furono ingenti, per cui sono stati necessari interventi come nel caso del campanile. All'interno, lungo le navate, si nota la presenza di numerose colonne di diverso ordine, dimensione e colore che ci danno la possibilità di capire che cosa significasse nei secoli passati costruire partendo da materiale edile recuperato, ad esempio tra i templi pagani di Locri o di altri centri del Mediterraneo. Accanto all'ingresso della cattedrale ecco il barocco Arco dei Vescovi che delimita elegantemente la piazza. L'Arco dei Vescovi è sormontato dallo stemma vescovile e da una meridiana, sorta di orologio che misura il tempo basandosi sulla posizione del sole. La nostra lunga passeggiata a Gerace si conclude con una visita alla cattedrale. La cattedrale è il monumento più importante di questo bellissimo borgo del sud Italia. La cattedrale di Gerace ci fa comprendere come la Calabria sia stata una grande stratificazione di culture. Viene descritta come un monumento bizantino-normanno, però gli scavi archeologici ci hanno dimostrato che tra l'altro ci sono riferimenti anche a civiltà ed epoche precedenti. Entrando nella cattedrale di Gerace, la cosa che si nota subito è che le navate sono divise da colonne di diverso colore, di diversa forma, di diverso ordine. Ci spiega un altro fenomeno che è stato tipico di una regione con una storia così antica. Il materiale, ad esempio, dei templi di Locri, qui a due passi da Gerace c'è Locri, tutta la storia di Gerace è legata all'antica Locri, provenienti ad esempio questo materiale da costruzione e le colonne provenienti dai templi di Locri o da altre aree sacre o abitazioni private o luoghi pubblici del bacino del Mediterraneo. Chiudiamo questa puntata con un appello ai calabresi alla massima valorizzazione del turismo interno. Dobbiamo farlo perché può rappresentare un riferimento importante per qualsiasi ipotesi di sviluppo. I soldi rimangono in Calabria, si riscopre la Calabria, certo una Calabria che meriterebbe di essere trattata meglio, ma in questa trasmissione le cose negative le vogliamo offrire soltanto in pillole.